summer of love. Bentornati ragazzi, sono Jesse, questo nuovo video. Oggi siamo tornati con la seconda parte del walkthrough di The Last of Us. Ci eravamo lasciati con la morte di Sara, la figlia di Joel. Una cosa tristissima a parer mio, che una delle scene che mi ha segnato di più di tutti i videogiochi che ho giocato è di sicuro questa. Oggi siamo tornati per andare avanti e vedere un po' la storia di Joel come va. Sono passati ben 20 anni, ragazzi, è allucinante. Sto arrivando. Sveglio da molto? Ne vuoi un po'? No, non... ne voglio un po'. Ho delle notizie interessanti. Dov'eri finita, Tess? Distretto di West End. Ehi, avevamo una consegna. Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Allora fammi indovinare. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schede razione per un paio di mesi. Facile. E quella come la spieghi? Stavo ritornando qui tranquilla quando due stronzi mi hanno assalita, ok? Hanno messo a segno qualche colpo, ma... beh, ce l'ho fatta. Dammi qua. I due stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Ma almeno hai capito che fossero... Ehi, senti, erano due qualunque, non contano niente. Quello che conta è che è Robert ad averli mandati. Il nostro Robert. Sa che gli stiamo addosso. E crede di poterci fottere per primo. È sveglio, il pezzo di merda. No. Non lo è abbastanza. So dove si nasconde. Sì, certo, come no. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto. Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Quindi ora Joel fa il contrabbandiere, 20 anni dopo la morte della sua figlia e dopo l'inizio dell'epidemia. E comunque è tosta, raga, è tosta. Il punto 5 è ancora aperto. Ci restano poche ore al coprifuoco. Meglio sbrigarci. Dici davvero? Ho ricevuto le carte stamattina. Mi hanno scelta per lavorare all'esterno. Che schifo. Dell'esterno dovrebbero occuparsene i soldati. Io lo farò presente. Adesso non ho capito, non sto bene ascoltando, perché mi sono distratto un attimo, che genio che sono. Noi stiamo andando da un tizio per a riscuotere qualcosa o quello del genere. Mentre comunque, raga, sono passati 20 anni qua, tutto andando tutti in grado. Attenzione, i cittadini devono sempre portare il senso di identità. L'obbedienza al personale cittadino è obbligatoria. Guarda, la per il cibo è ancora ferma. Grazie, deve esserci molto da mangiare. Questo è il primo giorno lì. Ok. Devo dire, guarda, parlo di qualcosa del genere, nel senso che in inglese lascia abbastanza a desiderare. Pare che ci siano sempre più infettati. Questo significa che la gente può uscire. Dov'è Mark? Non lo sai, l'ho preso mentre usava delle schede razioni false. Ho recuperato dei nuovi documenti, non avremo problemi. Basta restare calmi. Bene, proseguite pure. Cosa fate? Ho un giorno libero. Visita un amico.
Bene, passate pure. Grazie. Ti saluti alla strada facile. Ricucciti, ok? Ok, dici di usare il medikit. Vecchi su per due. Perfetto. Cederanno tutti i punti di controllo. Dovremmo passare da fuori. Andare oltre il muro. Oppure potremmo lasciare andare Robert. Come no? Ehi, Tess, vedi quella roba? Ero lì. Com'è il tunnel a est? Libero. Vengo da lì. Nessuna pattuglia. Ehi, dove vai? A trovare Robert. Anche tu? Qualcun altro lo cerca? Marlene. Chiedeva di lui in giro. Lo cercava. Marlene? Cosa vogliono le luci da Robert? Pensi che me l'abbia detto? Beh, tu cosa ne hai detto? La verità, non ho idea di dove si nasconda. Bravo ragazzo. Stai lontano dai guai. Presto arriverà l'esercito in forze. Ok, ci vediamo. Marlene sta cercando Robert. Che significa? Non mi piace. Sarà meglio che lo troviamo prima delle luci. Eccoci. Eccoci qua. Ehi ragazzi, come va? Là fuori va sempre peggio. Qui come siamo messi? Tutto tranquillo. Nessuna traccia di soldati o infetti. Quello che volevo sentire. Joel, aiutami qui. Attenzione là fuori. Ah, Cristo, questo posto puzza. Devono fare attenzione a cosa buttano qua sotto. Prendiamo l'attrezzatura. Perfetto. Mentre così mi fa fare il posto dei comandi, mentre pistole, luce, maschera antigas. Le munizioni scarseggiano. Beh, usiamole bene. Quando stai mirando, va a ricaricare, ok. Bene, Texas. Sollevami. Vieni. Un attimo. Ah, ok, giusto, devo guardare sopra. Sei pronto? Sì, signore. E quindi ora... Dai! In teoria quasi potrebbe farla cadere di nuovo, però, dettagli. Fa attenzione. Come sempre. È una domanda trabocchetto. Era da un po' che non venivo qui. Sembra un appuntamento. Beh, sono un tipo romantico. Già, a modo tuo. Dov'è la scala? Deve essere qui in zona. Ehi, guarda laggiù! Ah, ok, la scala.
Trovata. Portala qui. Perfetto. Prima le signore. Signora, mi confondi con un'altra persona. Si fa per dire. Di qua. Giù, di qua. Robert avrà ancora le nostre armi. Sarà meglio per lui che le abbia. Una volta ripresa la mercanzia sarà facile da scaricare. Fermo. Spore. Da dove diavolo arrivano? L'ultima volta questo posto era vuoto. Vengono da qualche parte. Fa attenzione. Munizioni, niente. No, mi sa che non si può ancora buttare qua. Ecco il colpevole. Il corpo non è guidato. Meglio tenere occhi e orecchie aperte. Dovremmo passare da qui. Merda. Tutto ok? Sì. Il soffitto sta cadendo a pezzi, attenzione. Da questa parte. Ovviamente c'è il mio cane che smatta, spero proprio che non senta il microfono, sennò lo devasto. Piano. Cristo, occhio, occhio. Aiuto. Ho la maschera rotta. No, non lasciate che mi trasformi. Vi prego. Che vuoi fare? Andiamo. Mi dispiace, man, però non posso. Cioè, saresti peggio da mutato, quindi. Più avanti. Ti ne è premuto la runa per intensificare l'udito di gioco. Bene, non ce ne sono altri. Speriamo. Torniamo in città. Qua c'è qualcosa per me. Dai, dimmi che c'è qualcosa. Dammi le munizioni. Ok, molto bene. Munizioni no, eh. Biglietto di un fratello. Non è per caso il fratello di Joel, no. Ok, possiamo andare di qui. Andiamo giù. Boing. Ok, via la maschera, tanto non serve più. Acqua schifosa. Tipo un mo' di laghetto. Un po' d'aria fresca. È l'unica cosa che mi piace qua fuori. Non c'è paura, certo, ma non è che c'è qualcosa. Chiedi a Bill di portarci un po' di quei deodoranti. Ehi, se non fossero scaduti sarebbe una buona idea. Ah, ok, ho fatto pure. Copri l'entrata. Ci penso io. Perfetto. Comunque questo gioco c'ha una scenografia che è la fine del mondo, eh. L'asse è caduta. No, è un altro asse, non se ne parla. Sì, gentile, fai prendiamo tu. Prendiamo questo. La prendo io. Qui, passamela. Ecco qua, dove stai? Ah, ok.
sbagliato, sorry. È pesante. Credo di poterla fare. Ok. Quindi noi immagino dovremmo fare il giro. Andiamo. La ricompariamo qua, quindi. Perfetto. Beh, non sei obbligato a passartene accovacciata. Ok. Controlliamo che non ci siano soldati in giro. Via libera. Peccato che abbiamo poche munizioni adesso, ma di sicuro prima di tutto cercare le munizioni. Poi adesso stiamo andando a recuperare le armi, quindi va tutto bene. Sbaglio sempre, raga. Mi sono abituato con un altro gioco, non mi ricordo neanche più quale, quello per accovacciarsi, premere R3. Chiudila. Ok. Prendi le munizioni. Ci serviranno. Perfetto, proprio quello che ho chiesto. Ricarichiamo e abbiamo 9 colpi. Non tantissimi, ma almeno per un inizio ce li abbiamo. Ehi, piccoletto. Il campo deve essere libero. Niente soldati o uomini di Robert, ok? Ora Modi sarà d'attesa. Renderà tutto più interessante. Andiamo. Forza. Perfetto. Ehi, ehi, Tess. Ehi, bellezza, come va oggi? Ho sentito. Non adesso, Terence. No, no, è tutto ok. Non la carta. Ora, capito. Al mercato. Ok. Va bene. Cani che smatto. Ciao cagnolini. Spiacerte, questi cani sono stati tutti prenotati in meno di un'ora. Prova tra una settimana. Oh, tutti vanno i prepotenti, animati, con il bastone. Se tu chi compri? Tess, quanto tempo? Non ci vieni più a trovare. Quel bastardo! Senti quel bastardo! Botte. Sarà meglio parare! Fagliela vedere! Spara, cazzo! Ma lì... Oh, dai! Spaccagli il culo, Flaccido! Spaccagli il culo! Fallo! Dai, fatti le faccia! Oh, amico, dagli un pugno in faccia! Spaccalo, dai! Chi? Cosa vuoi? Lasciamo perdere! Tirati su! Ok, di qua. Tra l'altro mi sembra di aver intervistato. Sto cercando Robert. È stato qui? Mezz'ora fa. È tornato al pontile. È lì ora. Ovviamente questa è allora la loro moneta. Tra l'altro non credo che ci sia nessun gioco post-apocalittico in cui la moneta sia la loro moneta. Cioè nel senso... tipo i dollari, prendiamo per esempio, dopo l'apocalisse rimangano sempre una moneta di scambio. Cosa fa? Sembra che stesse bevendo l'aria, tipo un bicchiere invisibile. Ci siamo. Buongiorno. Fateci passare. Se tenete la pelle, girate i tacchi e tornate indietro. Non ce l'abbiamo con voi. Vogliamo solo Robert. Nessuno vi costringe. Girate i tacchi e andatevene ora. Non andrò da nessuna parte senza Robert. Stronzetta, porta il culo fuori, altrimenti ti spacco quella testa di cazzo. Fanculo. È così che si fa. Giusto. Sei pronto? Sì. Ti copro. Trova il punto migliore. Pagherai per questo. Oh merda! Faccio schifo, raga, non mi ricordavo se facessi questo schifo a sparare in questo gioco. Non sei morto, ma tu non l'hai ucciso! Non lo so.
Ben fatto, Texas. Anche tu. Come ha fatto a mettere insieme tutti questi tizi? Robert è bravissimo a scrivere assegni in bianco. Mettiamo fine a tutto questo. Bene, un nuovo munizione. Avevo avuto magari 2 o 3 munizioni in più se non facevo il pirla e non riuscivo male. Dammi la mano. Yeah. Ecco fatto. Ok. Proseguiamo. E invece no. Io vi ringrazio per aver visto anche questo episodio. Mi invito come sempre a passare nel link di Telegram, Instagram, volendo anche Facebook, ma lo uso veramente poco. Di qua, Joel. Da Jess è tutto. Ciao a tutti. Bella.